schifo. Allora, questa partita non pensavamo di vincerla perché Robert non stava bene. E allora l'abbiamo mandata a casa così che potesse riposare e essere pronta per la partita del giorno dopo. Il giorno prima della partita abbiamo fatto un allenamento che mi sentivo male, avevo raffreddore, non ce la facevo respirare perché stavo male e non sbagliavo tutto, tipo i canestri, il tempo, tipo, ero scordinato, mi ha detto di andare a casa a riposarmi. Sono tornato a casa, allora mia mamma mi ha detto di andare subito a letto a riposarmi, poi sono arrivati i miei fratelloni che mi hanno detto riposati per domani perché dobbiamo vincere questa partita, è importante. Robert fin da piccolo amava il basket, gli piacevano tutti gli sport e stava sempre all'aria aperta a giocare insieme ai suoi fratellini. Il giorno degli allenamenti Robert è tornato a casa prima, era molto abbattuto e i compagni nell'allenamento avevano perso la speranza in lui perché non faceva un canestro, non era bravo come il solito. E allora quando è tornato ha detto che poteva andare a riposare e ho portato la minestra e il tè. È stato a letto e ha riposato. Come è andata la partita giorno dopo? È andata bene, ho fatto due bei canestri, un tiro libero e un terzo tempo. Mi sentivo forte, che avevo voglia di fare. Buongiorno, io sono l'arbitro e oggi ho visto una partita molto competitiva e le due squadre erano molto forti, ma mi ha sorpreso di più un giocatore, Robert Nikolov, che ha giocato straordinariamente bene. Mi è piaciuto il suo modo di fare canestro, è stata una bellissima partita e sono fiero del mio fratello Robert Nikolov perché finalmente ha fatto la sua passione che da piccolo sognava di essere un giocatore bravo di basket. Qualche difetto, testa grande, un po' alto, però dentro aveva la passione per il basket, ha giocato molto bene questa partita, veramente brava. Complimenti, Robby. Bravo. Robert Nikolov.